gioia. La gioia è contagiosa, perché portiamo tutti nel cuore un bisogno di esprimerla, di manifestarla, di condividerla, di dirla, di cantarla, di manifestarla con gli occhi, con il corpo, con la bocca, con il canto. Perché la gioia ci unisce? Non lo sappiamo dire. La gioia va al di là di quello che riusciamo a descrivere, a raccontare o addirittura a spiegare. Noi crediamo che tra la gioia e il Vangelo c'è un rapporto strettissimo. Non sempre lo cogliamo o lo viviamo, eppure il Vangelo mette gioia, perché il Vangelo è la possibilità di vivere la vita non da soli, con gli altri, non nel buio ma nella luce, non guardando tutto al negativo ma vedendo lontano al positivo. Il Vangelo dà la possibilità di amare, e chi ama è nella gioia. Chi ama guarda l'altro negli occhi senza pregiudizi, senza paure, senza remore, senza presunzioni. Il Vangelo è gioia, deve essere gioia. Questo canto ci ha introdotti mirabilmente, perché il Vangelo non è una dottrina, una regola di vita, non è un messaggio importante, significativo, che dobbiamo ascoltare o praticare. Il Vangelo è una persona, il Vangelo è Gesù, e Gesù è la gioia di Dio in mezzo a noi. Gesù è la possibilità per me, per te, per ognuno di noi di sentirsi importante, importante per Dio nostro Padre, importante per gli altri, perché chiamati a costruire un mondo pieno di gioie. Bene.